Princess Peach Showtime, vale l'acquisto? In questo video analizzeremo tutti i contenuti di gioco e arriveremo a capire se vale o meno la pena acquistare questo nuovo spin-off dedicato alla principessa Peach. Iniziamo subito. Partiamo dalle informazioni di base. Il gioco uscirà il 22 marzo 2024. Il genere è azione-avventura e sarà esclusivamente single player. Questa nuova e inedita avventura vedrà come protagonista assoluta la principessa Peach. Soltanto una volta riuscì a prendersi la scena, nel lontano 2006, con Super Princess Peach, titolo per Nintendo DS, dove toccava a Peach salvare Mario e Luigi dalle grinfie di Bowser. Uno dei principali motivi che dovrebbe spingerti ad acquistare il gioco è proprio questo: vedere Peach nel ruolo di eroina e non come principessa da salvare. Abbiamo già avuto modo di apprezzare altri personaggi protagonisti in diversi spin-off della serie di Mario, come ad esempio Luigi in Luigi's Mansion o Captain Toad nel suo gioco dedicato, e devo ammettere che hanno sempre funzionato tutti bene. Ma andiamo ad approfondire nel dettaglio ciò che racchiude Princess Peach Showtime. In questa avventura la principessa Peach prenderà parte a diversi spettacoli all'interno del Teatro Splendente e dovrà mettersi alla prova contro svariati nemici mai visti prima, più una nuova e originale antagonista, Uva Spina. Questo personaggio, insieme alla compagnia dei mostri, farà di tutto per ostacolare la principessa Peach, che dovrà contare sull'aiuto della sua nuova assistente Stella e al potere delle trasformazioni di scena per superare diverse difficoltà. E sono proprio queste trasformazioni ad essere uno degli elementi più importanti, se non l'elemento più importante in assoluto, all'interno del gioco, perché grazie ad esse il gameplay e l'approccio che dovrà avere il giocatore in base alla situazione cambieranno drasticamente. Ma andiamo ad approfondire queste trasformazioni, perché ce ne sono veramente tante. Come detto, questa è la novità più importante di tutto il gioco. Sono presenti ben 10 trasformazioni e Peach può usarle a suo vantaggio. La parte più bella è che il gameplay cambierà adattandosi alla situazione. Per esempio, con Peach Cowgirl avremo una sequenza a scorrimento laterale. Con Peach Spadaccina utilizzeremo una spada per attaccare e difenderci dai nemici. Con Peach Ninja saranno presenti delle fasi stealth, mentre con Peach Investigatrice dovremo risolvere alcuni misteri e interagire con l'ambiente. Insomma, non mi metto a spoilerare tutte, ma capisci benissimo quanto siano importanti tutte queste trasformazioni e come vanno a cambiare radicalmente il gameplay in base al tipo di spettacolo che andremo ad affrontare nel gioco. E questa la trovo una cosa decisamente geniale, perché va a rendere il titolo molto più vario e dinamico, senza contare che potrebbero esserci addirittura delle trasformazioni segrete che non ci hanno ancora svelato. E in quanto a contenuti, non ci fermeremo certo alle trasformazioni, no, Princess Peach Showtime offre tanti altri contenuti extra. Nel titolo sono infatti presenti delle sfide, come le prove sbloccabili dopo aver salvato ogni spettacolo. Grazie a queste prove potremo metterci alla prova e ottenere una ricompensa speciale, vestiti e fiocchi per personalizzare gli abiti di Peach e di Stella. Passiamo infine alla grafica e al comparto sonoro. Dai trailer si nota fin da subito la cura riposta nelle animazioni dei personaggi e dei vari ambienti del Teatro Splendente. Ma se vuoi giudicare con i tuoi occhi e avere un assaggio della colonna sonora di gioco, allora ti consiglio di provare la demo su Nintendo eShop, scaricabile gratuitamente. Molti hanno accusato un leggero calo di frame rate durante la partita, ma niente di troppo serio. Al contrario, giocando la demo ho avuto le stesse sensazioni di un Luigi's Mansion, e la splendida location del teatro mi ha fatto immergere completamente nel gioco, apprezzandone parecchio il comparto tecnico. Quindi va da sé che il prodotto non può che essere valido, nonostante giri su un hardware che sente almeno da un bel po' il peso degli anni. A chi si rivolge questo titolo?
titolo, ovviamente a quelli che io definisco i Mario Gamers, e mi ci metto anche io, ovvero coloro che amano tutto ciò che riguarda il mondo di Mario, inclusi gli spin-off, come in questo caso. Chi adora giocare a titoli dinamici troverà particolare soddisfazione a giocare a questo titolo, perché grazie alle trasformazioni il gameplay cambierà in base alla situazione. E poi ci sono i collezionabili, che come detto non sono un elemento da trascurare, bensì allungano la durata del gioco e aumentare anche il tasso di rigiocabilità. Bene, facciamo un bel recap di tutto quello che abbiamo visto finora per poi trarre le nostre conclusioni. Nuova avventura con Peach protagonista, nuova e originale antagonista, 10 trasformazioni di scena che stravolgono il modo di giocare, dallo scorrimento laterale alle prove a tempo, passando per il combattimento corpo a corpo contro nemici e boss mai visti prima. Collezionabili da ottenere per Peach e Stella grazie alle prove di ogni spettacolo, grafica e comparto sonoro ai livelli di Luigi's Mansion, con particolare cura all'ambientazione e alle animazioni di tutti i personaggi. E adesso dimmi nei commenti cosa ne pensi tu, se hai già preordinato il gioco o vuoi aspettare ad acquistarlo perché non ti convince totalmente. E mi auguro che questo video ti sia stato utile per avere una panoramica di tutto ciò che offre Princess Peach Showtime. Ricordati anche di iscriverti al canale perché arriveranno altri contenuti proprio su questo argomento. Io ti ringrazio per avermi visto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!